Ciao, buonasera YouTube. Domenica fa il bambino, raga. Tutto domenica. Giovedì saremo da Giovanna Frondera con suo figlio che fa 18 anni. Allora, raga, aspetta. Prenderemo la carne salata, raga, vedete? Questa ricetta, per chi la vuole, già la trova da YouTube. C'è, esiste. Vedete, ragazzi? Mischieremo la carne salata. Ragazzi, ovviamente è densa. Voi mi direte perché è più densa. Ora ci aggiungeremo un altro poco di farina. Perché, ragazzi, non c'era previsto che io potevo fare questa seconda ricetta, ragazzi. Quindi non ero previsto di fare una seconda ricettaria. Quindi, allora, e riprendiamo. Voi, raga, lo fate più cremoso, mo, raga. Prima l'ho fatta più limpida, però fate il pollo. Buonasera, Umberto e Giovanna, quando vuoi. Non ho capito. Vorrei vedervi se... Buonasera, raga, scusatemi che leggo questo commento, Vanè. Buonasera Umberto e Giovanna, quando vuoi, spariscono i miei problemi, mi fate dimenticare tutto sereno. Oh, grazie Rosa, Rosa Blaschi, veramente grazie di vero cuore, grazie veramente, grazie, è un bellissimo complimento, grazie Rosa, l'importante è che vi porti sorrisi e gioia, l'importante è che è quello, grazie Rosa. Allora, raga, faremo la pastella. Ovviamente, raga, io ho dovuto aggiungere per forza farina perché era troppo liquida, se no. Allora, ora passiamo tempo a friggere. L'olio c'è, quindi non è che metto la natoccia, quindi la metto. Santa Rosa, questa parte, però mannata cina. Che cosa? No, il fresco no, il fresco. Cioè, mi serve solamente l'olio. Raga, mi serve solo l'olio. Allora, YouTube, che mo vi farò vedere quello che ho fatto. YouTube. Allora, raga, questa qua è la ricettaria di stasera. Guardate che bontà, raga. Questa è la ricettaria di stasera. Poi ne è rimasta pastella e la consumo. Allora, raga, ovè, questa è pastella con carne salata, raga. Chi vuole questa ricetta? Cioè, vuole vedere la ricetta, la già troverete su YouTube, raga. Perché questa ricetta l'avevo fatta 3 anni fa. Quindi, le prime dirette che ho fatto da YouTube, raga. Quindi c'è questa ricetta. Dai, mettete un mi piace, raga, condividete. Porca miseria, con tutto l'acqua che è caduta. Tolto male, non la mia. Allora, raga, vediamo da YouTube se scrive. Ah, ciao Eleonora, ciao, buonasera Eleonora. Allora, raga, mo aspettiamo che si rifà l'olio, perché è lo stesso olio, quindi non è che vado a buttare prima l'olio. Ovviamente l'olio poi lo metterò nella bottiglia e lo porterò nella discarica a buttarlo, perché ci sono i contenitori per l'olio. Quindi... Grazie Stefania, grazie. Stefania Aceto, vero, e da quando vedo voi non ho più ansia. Grazie Stefano. Grazie veramente. Raga, non mi fate commuovere, non mi facete commuovere però. Grazie veramente. È assurdo. Sei il barcone, sul bar. Allora, guardi, a me aspetta anche a sfallogimo. Non vi preoccupate che Facebook non chiudo. Tranquilli, tranquilli, ragazzi. Comunque per chi vuole poi apro anche TikTok. Grazie Stefano, veramente grazie. Allora, raga, il tempo che si fa l'olio. Grazie Leonor, veramente un bacione Leonor, grazie Leonor, grazie veramente.
L'importante è che porti sorriso nelle case, raga, perché ne abbiamo tutti bisogno. Chi di più, chi di meno, raga. Pure io, non è che. Già io entrare con voi, raga. Già io passo un bel sono strapiena, mamma mia, ma la nuova via. Grazie, grazie, grazie a Pedono. Grazie. Veramente grazie, raga. Grazie, veramente. Non mi fate commuovere, raga, per favore, non mi fate commuovere. Io, cioè, raga, io quando faccio le dirette queste 2 ore la sera, soprattutto la sera, io mi rilasso con voi. Voi faccio ricette, scherzo, canto, rido. Ci sono pure le offese, raga, indubbiamente. Poi vado io e vanno le mie moderatrici, vanno. Però, raga, vi posso garantire che anche per me è come stare in una grande famiglia. Quindi è molto bello. È molto bello. Io qualche settimana fa ho detto di tirarsi sulle. No, tranquilla, tranquilla perché è stato un malinteso, tranquilla, mi ricordo di questo commento. Confatti io ho detto lasciate stare. Ciao Dagmar, Dagmar Angela. Ti ricordi che io poi ti dissi non ti preoccupare che era nello scherzo, raga, quindi io lo sapevo. Anzi, dovete scherzare. Grazie, Leonor. Ciao, Giuseppina. Tu rilassi altro che. Grazie, Silva. Oh, Silva, questo è pure un bel complimento. Anche capo scuola. Ma la nuova mi soglia a fare dei farmaci. Dai, manite, mo. Mo, alla fine ti sento stato. Ciao! Raga, ma alla fine ti sento stato oggi, raga. Donatella, tranquilla, tranquilla. All'epoca è stato un malintese e mi sono scusato io direttamente. Tranquilla. Giusy, grazie, Giù. Grazie, ma il mio intento è sempre stato questo, soprattutto nella pandemia, parliamo, no? Quando c'è stata la pandemia. Soprattutto nel periodo della pandemia, la mia intesa era questo, far capire i valori di una famiglia. Ragazzi, siete 20 persone online, grazie Dorote. Ma mandate quanto mi piace, ciao Patrì. Cioè, raga, nella pandemia, per chi mi ha seguito nella pandemia, perché io sono nato dalla pandemia, raga. Io sono nelle live di Facebook da 3 anni abbondante, raga. 3 anni abbondanti, poi sono nate le altre piattaforme, però io sono nato da Facebook, quindi nessuno può tremendo. Oh no, Vanessa Parletti, i signorati di Facebook, raga, non potrei mai rinnegare la piattaforma di Facebook, perché io sono nato da Facebook, poi le altre piattaforme sono nate dopo, però i signorati di Facebook. Dai, raga, mettete un mi piace. Ma Rosaria che sta accumulando, tua sorella ci sta pure. Allora, ragazzi, mo vi farò vedere una particolarità. Sicuramente voi vedrete che ci sono delle puntine là. Quelle puntine là, il peperoncino rosso, raga. Quindi è da far capire. Raga, il peperoncino rosso, eh. Alista che la geggia fado, Alista che do male, Margellino. Allora, raga, se voi vedete qui delle puntine, ciao Fusaro, ciao, sono il peperoncino rosso, raga. Tranquilla, tranquilla, che io già mi ero scusato. Tranquilla, tranquilla. Tranquilla che io, quando io mi. Cioè, non capisco bene io, mi scuso io, tranquilla. Tranquilla, Gioia. Ui, raga, è il peperoncino, quindi non è bruciato. State di qui, sereni che è il peperoncino.
Ciao Patrizia, è bene che quando Patrizia ci entra, raga. Era un purgatorio. Allora, raga, ecco qua, questo qua è il peperoncino, raga. Quindi non capite che può essere che magari è bruciacchiato, no. È il peperoncino, raga. Non è venuta buona. Raga, vedete, questo è il peperoncino, perché la carne salata c'è il peperoncino rosso. Viviana, dai raga, mettete un mi piace, dai. Allora, il termometro qua, come si fa? È comodo il termometro. 5 € l'aveva pagato. È comodo, raga. Dove? Alle cose, Tan. Ciao, Veronica. Veronica, oh, Vero, quando vuoi venire? Paola, da quanto tempo, Paola? Paola, per esempio, è una delle mie prime fan che è sempre entrata nelle live. Paola, che la faccio? Non ti sembrano più. Io ti conosco già quando me la faccio. Tranquilla, Gioia, tranquilla. Grazie Rosa, Nadia. Allora, Viviana, sei caduta. Oh, oui, raga. Raga, scusatemi, ma io stai conoscendo Cristo. Ecco qua, ora li faccio vedere da Facebook, raga. Ecco qua, queste sono le frittelline che già vanno da YouTube. Queste sono le frittelline di carne salata, raga. Se voi vedete questa cosa qua, questo è il peperoncino, raga, quindi non è niente di che, non è bruciacchiato, no? Non è bruciacchiato. Allora, raga, io cosa dirvi da Facebook? Io vi ringrazio dal profondo del cuore, raga, veramente grazie. Se raga volete continuare con la mia compagnia, raga, io sono già da YouTube. Umberto poi. Ah, bene, bene. Sono già da YouTube, raga. Poi se qualcuno vuole restare ancora di più nella mia compagnia. Oh, Rosaria Niccoli. Miccoli. Non... Ah, è perché sono dovrei acciù? Guardate pure a chi funziona allora. Allora, se qualcuno, ciao Vanessa, vuole restare ancora di più nella mia compagnia, sarò da TikTok, ok raga? Io vi ringrazio raga, veramente grazie di vero cuore. Ci vediamo domani da Facebook, condividete e mettete un mi piace. Ah, stai guardando che vedete fratello, ma sono che c'è un carbonizzato, no? Per favore controlla un po' su YouTube Marianna, vediamo se ci sei. Maria, scrivi. Da adesso non sto vedendo niente. Leggi se devi leggere Marianna. Marianna? Ragazzi, se qualcuno vuole restare di... Donatella. Allora, raga, Eccomi. Ala, questa è Ala. Vivi. Ha un usaccio, un arimo. Maddalena. No, Marianna. Marianna. Maria. Marianna.
Raga, io vi lascio una buona notte da Facebook, un bacione, raga, io sono da YouTube. Marianna, vero? Sì, c'è Maria, ci sei Ciao Maria. ragazzi! Ciao raga, ci vediamo da YouTube. Legge, ciao. Condivido, pubblica, ok, la diretta è salvata. Allora, c'è Eviana, vivi. Dai, Debba, c'è Giovanna. raga, dai. Allora, raga, un secondino che Luana. salvo la diretta, raga. Stefania, eccomi. Già, ma ho più caricatore per piacere, un momento a caricare, se poi aprire TikTok, raga, non ce la faccio. Allora, raga, un secondino che metto il telefono a caricare. Perché se no, raga, non riesco poi ad aprire TikTok. Raga, che aggiusto l'asta, così. Ciao Maria Tere. No, ma ciao, grazie. No, Maddalena, scusatemi, Maddalena, guagno, mi ha imbrogliato pure un nome. Voleva sapere se poteva scrivere, ma io li leggo, raga. Leggo tutto. Giova, che altro tutto. Allora, ragazzi. Ciao Anastasia. Allora, ragazzi, io finisco da qua, alle prime che Giova, leggi. Sono qui. Ah, visto che carino. Vanessa, ciao Vanessa. Vanessa. No. Vivi. Banne, la. Bambola, tu purta, Certo. Viviana, Viviniana, Viviniana, Maria? Maria, Maria Buonasera. Michele, tanto auguri, io sono Maria. Michele, dice. Allora, allora, calavamo tutto scorso, se ne aspettavo. Come sei tu? Che vai, Grazie, sposti dove andiamo? ciao amore. Forse da dietro, Giovanni, da mai cara, da che prendendo. Mamma, bambola, 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 bambola. Bambola, signora. Sì, ma mangiamo, amico. Non andiamo in pacienza, calavo tutto. Se no, qui sera facciamo pure i pesci. Allora, ragazzi, queste sono le frittelle di carne salata. Mo, Giovanni. Amo, dimmi tutto. Allora, cacci che tu fai, no, usala mi serve però se già sei tutto. Vivi? Prima. No, raga, è di legge, raga. No, quando ancora ti aiuto a cucinare. No, raga, io quando sono in cucina non ci voglio a nessuno. Esco solo. No, c'è la pizza. Maria Carmela, Anna Maria, buonasera. C'è la pizza, no? Prendiamo le cosce. Vedete la coscia? Allora, raga. Oh, grazie, buonasera. Allora. Andiamo a spostare, raga. Bambola. Allora, mandami i frittelli che hanno salata a me. Che è scritto? Allora, raga, aspetta. Grazie, Vivi. Allora, raga, un secondo. Sì, non Metti qua seduta.
Allora, raga, boh, mi faccio tassare il capo di mangiare. Te, fratello? Allora, questo sui frittelli e carne salata, raga. Allora, non ho buttato nulla. Ovvero, raga? Va. Ovviamente, raga, gli toglieremo lui. Eh? Raga, è venuto proprio buono. Croccante fuori e morbido dentro. Donate. Perché questi restano morbidi, come fallo, grazie. A nonna ci faceva sempre con la pastella, vedi? Però a pomendere il crudo oppure può lasciare le coppa. Grazie Lua. C'è voi quando. Ma. Ma le Rick già dritto olio. Ma a me piacciono le canzoni napoletane. Uè. La prossima volta ci metterò proprio del caciocavallo dentro. Falle, grazie. Oh, Rosa, è veramente un figlio di casa, molto buono. Prendetemi il culo. Allora, praticamente io stamattina ho rosolato il pollo, l'ho sfumato con il vino bianco, l'ho fatto cuocere per bene, l'ho fatto raffreddare, poi l'ho spennuliato, l'ho messo in una ciotola. Oh Rosina Blaschi, ciao. Poi cosa ho fatto? Patate lesse. Venitemi sputtro. No. Ho scamacciato le patate, ci ho messo un po' di pepe nero, un uovo, formaggio, prezzemolo. Cioè, ho messo tutto il composto, l'ho fatto raffreddare e pane raffermo, un pantosto. Poi l'ho fatto riposare tutt'oggi, grazie, grazie. Tutt'oggi e poi l'ho imbanato. Lo sai, c'ho pazienza. A finire mi sputti. Ah, ok. Con tritato nutri, non lo tritare, perché sennò viene con una marmellata. E chi si un nutriccio? Mi stanno prendendo in giro, ragazzi. C'è mio figlio qua che mi sta prendendo in giro. Ha girato la camera. Però vivo. Sì, l'hai spennuliato. Già va, finito. Vabbè. Mi prendono in giro, raga. Cara chi parla in dialetto. Vabbè. E senza l'altro non è caglietto, è buono. Ma tu l'ha provato così bello? Mm.
microfono. Vieni qua. Cagli la telecamera. Mi prende in giro, raga. Vediamo più approfitto. Dai ragazzi, siamo più di 80, nel tuo pollice. Ma basta. Va. Va. Non vale più? All'endo netto con la ciuma. Dai. Parla. Mo farò tutta la santa. Cagina a volta. Oh, si vergogna poi. Stanno dando buona cena. Guarda. Un barraccio? Un barraccio, ma. Fatti in giro da telecamera. No! Mi prendono in giro, raga. E giro telefono? E giro telefono? No, no! Mi prendono in giro, raga. Mi prendono in giro. Altro finito? Sì, Lino. L'ha malato l'altro di dolore, a parte parlavo. Ah, non ci aiuto. Vai a ambarartelo. Non ho ambarato già mamma. Mamma? Vai, eh. È già mamma l'altro. Raga, domani sera non so l'orario che entro, perché io alle 7:30 devo andare in chiesa, quindi può darsi che apro per le 9, dipende a che ora esco dalla chiesa, non lo so, raga. Ti fai prezzo? Sì, è mobile, vediamo. Ma che raro, quando? Dai raga, mettete un mi piace, raga. Grazie, Greta.
No, lì, no, non è cali. Non è che è prima comunione, raga. Alla prima comunione si festeggia. Ah, adesso è vero, sì. No, raga, domenica si va a fare la conversione, basta, cioè. Prossimo Dio, prossimo anno si farà la comunione, allora là c'è la festa. Vabbè, un dolcino così, sì, giusto per l'augurio, sì, raga, ma non niente di che, però. Mendi mano al posto. Cioè, raga, è normale, però non è che tu vai a festeggiare che cosa, raga, poi il prossimo anno si può dire. Sì, ma no, il prossimo anno. Solo per l'augurio, sì, un dolcino, certo, per amore di Dio. Poi il prossimo anno, se vuol Dio, e mangio un bel ristorante. Sì. Grazie, Gaeta. Cioè, veramente, raga, io sinceramente non mi ricordo, perché sono passati 20 anni. No, no, eh sì, 22 anni. No, la tengo 8 anni. Aveva 10 anni. Magari, via. Allora, sono passati quasi 30 anni, raga, da quando mi ho fatto la comunione io. Io mi ricordo che ho fatto prima la prima conversione, poi... lui no. Io non mi ricordo, no. Sinceramente non ricordo. Lì, sono passato 30 anni. Grazie, così. Cioè, sono passati 30 anni. Una volta non si faceva, io non mi ricordo, ragazzi, direi una bugia, ma veramente, io non mi ricordo, beh, ai miei tempi facevano una bugia. Eh sì, come hanno fatto a 2000, ragazzi. La mostra stanno facendo così. L'anno prima fanno la conversione e l'anno dopo la comunione, per questo vi dico, cioè, anche qui da... Eh sì, no, invece qua no, lo sa. Gra, è così facino. Da noi alla quarta elementare e poi alla quinta elementare, lo sa. Io sta cosa comunque non la condivido, sinceramente. Stefano pure qua. Alla quinta elementare. È tutto un po' combinato. Penso che così. Ciao Paolo, io corso matrimoniale, raga, è durato 6 mesi. All'epoca dovevi andare parca una volta a settimana, da settembre fino a giugno, capotannato l'attestato. Dipende, no. Dipende se stavo a fare un play, perché non è che è autorizzato. Ora dura di meno, anche io l'ho fatto. Ma ho corso matrimoniale. È la prossima seconda media. Boh, voglio che capisci anche niente. Cioè, una volta erano diversi, l'ultimo maggio. Io 6 mesi è durato il corso, raga. Mi ricordo. Capo mi era stufato e non ci voleva dire più.
Grazie, un anno durava. Sì, Vivia, e all'epoca ho dovuto fare un anno di corso. Capax serve, boh, non lo so. E se non è quel corso, non è che ti espulsano, tranne se non sei incinta, proprio stai scusata a forza. Non è che ti espulsano. Cioè che poi viviamo, si sente qualcosa. No, no, Paolo, danna mia, o breve ti voglio anche tu corso. No, qua la comunione alla quinta elementare. Dai, ma... Io che ma dove? A Spezzano fanno così. Stefani, a Spezzano fanno così, battesimo e cresima. A Spezzano ci fanno così. Umberto. È cambiato tutto, ragazzi. Corso. Ma non dice niente, via. Praticamente tu vai con la tua moglie, futura moglie. Cioè il problema è che se ti lasci non serve più quel corso, capito che serve? E va un altro tuo corso. Affirmo, pure affirmo e fanno. Aspettiamo a San Cosimo e Damiano fanno esaminare. Quando ti fai il battesimo ti fanno la comunione, la cresima direttamente. Ed è buono, raga. Che poi, raga, uno non è che può obbligare i bambini a fare queste date, perché anche a noi durò 6 mesi e mi ricordo che mio marito mi disse che non ci sia. Ciao, Maria. Cioè, guagna tutta una piatta fissa, certo. Uno non è che non li vuole fare, raga. Pure a Civita fanno così. Lì a Spezzana, a San Cosimo e Damiano fanno così. Perché cugino mettendo lei e si è trovato come battesimo e crisma. Ma a Crisma non c'è bisogno nemmeno del parrino, quindi lo fanno già loro stessi. E questo a me non piace, mi discordo. Sono disaccordo su questa cosa, raga. Cioè, tante leggi non mi piacciono quando cangio. Com'è? Mia, ancora, miei non ha... Ma che anni c'hanno? Antonio e Giuseppe hanno fatto la comunione. Sono piccolo, Paolo. Antonio domenica fa la prima confessione perché fa la quarta elementare. Poi se vuoi, il prossimo anno fa la comunione. Per questo dico che irà a festeggiare, che non è che comunione, cara. Cioè, alla comunione tanto di cappello. Ma la prima confessione, sinceramente, raga. Poi il 20 abbiamo il compleanno di Babbo, quindi siamo da Babbo, viene il cantante. Brava. Rosa, io che tu per ir da via un negozio, Rosa. Me l'ha stufata Cirpo. C'è una latenia ogni volta. Ti fanno delle domande strane, cioè strane, domande di coppie, per esempio. Se avresti un figlio down, che reazione avresti? Se fareste questo, fareste questo? Tutto pili che non trovano. Ovvero che molti non si stanno sposando più, raga. Come pensato? È un problema. Ovvero se te lascerò per un mese a fare matrimonio non consumato, per tirare un
Svingolare la sacra rotta ci mandava a decenni. Non è più come una volta, raga. C'è troppa. Non lo so io, cioè, raga, io non voglio fare nomi, però vi posso garantire. Io mi sposo prossimo. Veramente, Paolo, tanta auguri. Io sai che vi posso dire, raga, che alcune diocesi fanno anche le tariffe, raga, per il battesimo tot. Per quello tot, è solo un'etena assorbe le rate, scusa, raga. Loro sono obbligate di farti un sacramento, raga. Sono obbligate. Cioè, raga, sono obbligate. Come per esempio, no, raga, una messa per un defunto. Loro sono obbligate a fartela. Poi, se siamo noi di dargli un'offerta, gliela diamo. Se no, sono obbligate. Sì, Eleonora, è così, fam. È solo un'itena? Non lo sapevo io, questa cosa. Grazia, ti posso garantire, io quando vendevo i fiori, c'erano due o tre clienti miei che sono bisticciati, ma non per la messa, no. Perché tu non mi puoi imporre che ti devo dare tot. Mio figlio si fa la prima comunione. Ah, Rosanna. No, il mio domenica si fa la prima confessione. Mio figlio si sposa venerdì. Ha voglia di cacciare soldi allora. Brava, Patri, ma mica tu sei ricetto. Non lo sapevi o no? Cioè, capito? Raga, io non posso fare nome perché sono in una live. All'epoca io e mia moglie avevamo il desiderio di sposarci in una chiesa. Fatto sta, raga, sono andato per il refertorio e mi ha cercato 300 euro. Ho risposto io. Quando io devo regalarti a te 300 euro, io mi ci vai più un pezzo di mobolo. Cioè, ti dico proprio la verità. E poi mi sono sposato nella mia diocesi che non ho pagato niente. All'ultimo non ho fatto nemmeno l'offerta in chiesa. Seguitemi, raga. C'erano dei ragazzi che cantavano e ho dato 100 euro ai ragazzi, prendetevi il gelato. Ma non in chiesa, perché tu mi devi sposare. Chi segna nella tua diocesi, quindi. 300 euro a una chiesa mi hanno cercato. È una vergogna, è stata una vergogna, raga. Cioè tu. No, Patrì, non gliel'ho fatto. E sta Giovanni, io contendo lì d'uno 300 euro, guagno. Batricai per te, guagno. 300 euro per una missa. Scontiamo, guagno. Tranquilla, Gio, prepara cose buone che giovedì ci sbattuliamo, Giova. Daca, oggi siamo, oggi è luna. In una chiesa hanno chiesto i soldi? Pure. Dai, Gio, dai. C'hai capito, quando te scendevo per una missa. Un bel. Mi sono sposata e c'era la tariffa 250.000 lire. Ma ho peccato ricco. L'erato, raga, mi sono sposata alla chiesa mia. Vende l'erato 100 euro a guagnone. E il teatro che ci piace con gelato. L'erato a guagnone, raga. Perché non siamo obbligati, raga. C'è da dire, se io sono cattolico, non sono obbligato di pagare, perché tu sei obbligato a farmi come la comunione. Come il battesimo, la cresima, il matrimonio. Ah, al cattolico ci si, mi scuso. Poi da dire che, raga, ogni chiesa va a modo suo. Amo.
È la verità, patria. Vuole un conto corrente, ma non usarci. Da noi solo offerte, non chiede. Lina, siete fortunati. Fidati, Joyce. Vabbè, però a Roma, si sa, era uno scherzo per vedere. E beh, Paolo, che male c'è? Ma se guagni uno tu, cioè sei più piccolo, goditela quello che ti puoi godere. Se, ma veramente, guagno, cioè non mangia meno, non finisce a male. Io ho voluto l'Ave Maria cantata e mi disse il prete che era una canzone della Madonna, ma la... Allora Mario Mero lo cantai all'Ave Maria. Ah, è normale, si sta fatta in questa maniera. Se tu vai a Napoli quando c'era Mario Merlo, cantava sempre che dava Maria, pure un figlio. Attualmente il figlio che l'hanno criticato che era morta la mamma, e poi è andata a fare un matrimonio, è andata a cantare l'Ave Maria in chiesa. Quindi attualmente è stato, grazie, proprio attualmente. Cioè, gra, è stato proprio attualmente su fatto, è stato molto recente, gra. Su fatto dell'Ave Maria. Messo suonarono e cantarono l'Ave Maria. Ma Rosa, ma voi cattolica? No, canto vietano, che si pensa di no? A Damiano è cantato i guagnoli, non mi ricordo che era cantato. Raga, non mi ricordo che era cantato, quindi. Cioè, i ragazzi mi hanno cantato, poi ho fatto una bella offerta ai ragazzi. Erano quattro ragazzi, raga, le erano 100 euro. Alla guagnone le erano volentieri, raga. Ma non una cosa che mi era stata in busta. Io no. Io e con Giovanna abbiamo deciso, sì, le erano 100 euro, 100 euro, le ho offerto un sposo. Per una questione di principi, raga. Cioè, che poi serve... Ciao Rita, buonanotte. Ciao Rita, Fusaro, buonanotte. Che poi soltanto, cioè sinceramente raga, non la vedo giusta sta cosa, cioè sinceramente io non la condivido, cioè anzi, che poi quella che serve è la carta del comune, raga, non è che serve a chi te l'ha chiesto, cioè parliamoci chiaro, raga, cioè alla In Gattredala a Cassano fanno fare una cosa che mi è andata bella. Quando? Che De Boccella canta buono, grazie. Che da canta buono. Ma è un tenore, è un buono tenore. Però, ragazzi, sentiva Mario Merlo quando cantava. Pure Mario Merlo era bello. Io l'ho conosciuta Mario Merlo in una festa. Mario Merola. Sì, a Cassano un saccio, Lina, perché ci sta una sorella mamma a Cassano. A Sibra sta. Quindi so cosa fanno, perché mia cugina si è sposata a Cassano. Oh, grazie, ho visto tu che conosci a Mario Merola, quando lo sentivi cantare dal vivo, però. T'hai un po' le canine, così. Proprio bello. Mario Merlo è stato bello tanto. Che poi dopo 3 anni è morto. È stato bello, è stato. Mario Merlo me lo ricordo, però. Era una festa qua e ci sono venuto. Una festa privata però, non pubblica. Chi di pubblico mi faceva più? Privati faceva, raga. Oi, gra, quando cantai ti sei rotto il canino. Cioè, proprio ti sei rotto il canino. Brava Rosà, però Rosà, però quando fanno questa impostazione, Rosà, no? Cioè si perde anche la fede, non ti pensare, no? Perché comunque loro non possono imporre, perché tu devi vedere anche la situazione delle altre persone. Cioè, se uno non se lo può permettere di dare un'offerta, allora non gliela può fare. È un saggio, c'è un ticket. Sono d'accordissimo con te, un bel Pasqua. Pure per Benarire.
No, ragazzi, c'è troppa speculazione. Non è la chiesa di una volta. Grazie, ma giustamente, grazie. Uno deve fare una comunione, ad esempio. Già non fa nemmeno il ricevimento perché non ha la possibilità. Mettiamo il caso che non abbia la possibilità. Seguimi. Poi tu in chiesa, già l'embone, già se ne vanno 100 euro di tunica perché era la tunica. Poi finisce la tunica, le veste e i frutti, non è che voglio spogliare. Poi se vai a un ristorante, diciamo discretamente, giusto con i familiari, e se ne vanno un tot. Kid, kid, io sto solo con... buono. Ah, il figlio. Io ho conosciuto padre e figlio, perché quella sera al ristorante era una festa privata, raga, un matrimonio siamo stati. C'era il papà e il figlio, perché già comunque era malato lui all'epoca. Papà è morto poi, dopo 2 anni, 2 o 3 anni è morto. No, è come uno sposamento è diventato, peggio. Io sinceramente, se vuol dire... No, no, la devi comprare tu. No, no, non te la do più. Devi togliere i soldini. Io l'unica cosa che se Dio vorrà, quando sarà, se tutte le cose vanno a posto, mi hanno fatto la benedizione delle case, ecco benedetta prima delle parti. Ma da voi? No, da me Simona non sono venuti quest'anno. Sì, grazie, ma ho preso il... Grazie. Hai visto che poco prima parlavamo di Ave Maria. Il figlio di Mario Merola è stato criticato perché il giorno prima era morta la mamma e lui aveva una serata da fare, cioè in chiesa più al ristorante. E poi l'hanno fatto vedere a quattro a cerimonie e matrimoni, Dag de Imma, il castello, no? E lui è andato a cantare l'Ave Maria in chiesa, in più ha cantato nel ristorante e l'hanno criticato. Io l'ho... Sì, Maria Teresa, si parla. Sì, se Dio vorrà, stavo finendo, se Dio vorrà che tutte le cose a posto, ti dico la verità, lo faccio fuori da mamma, cucino io, a modo mio, e mangio con orchiglio. Perché è la verità. Tanto a me mi piace cucinare, quindi non me ne frega niente. A me piace cucinare, quindi non mi importa sporcare, non mi importa cucinare, non mi importa niente. L'importante è che abbiamo salute e si può fare tutto. Vabbè, che quando faccio la comunione randone si può dire, io un fratello c'ho, ragazzi, quindi si può dire, saranno 7 loro, 2 mamme e papà sono 9, 4 noi e siamo 13. Mia suocera e mia cognata, 15 persone alla fine, ragazzi. Non è che siamo tante. Io quest'anno non l'ho fatto entrare a benedire con Dio. Ah, bagra, tu hai avuto questa situazione. Qui i miei figli hanno dato la chiesa e potevano far sale e possono usare altri. Come no, grazie, ma poi c'è qualche amica se volete venire, perché no? Se no come parentata stretta, ragazzi, non è che siamo una famiglia numerosa. Cioè, io ho un fratello, c'ho, raga. Giovanna c'ha una sorella che non è nemmeno sposata, quindi, raga, forte. Non siamo tanto. Ma per esempio, domenica, sabato prossimo saremo più di 100 persone, perché mio padre fa 70 anni. E quindi stiamo organizzando una bella festicciola con tutti i fratelli e sorelle, abbiamo deciso di farlo. Grazie, perché per te ho passato 2 mesi, tu ci scherzi. Come no, per me potete venire. Ma poi quando sarà, mi pensate. Cioè, ragazzi, non devo fare più dirette, va bene, però... Certo, Rosy, tu essere pure una delle prime. Ma quale amore è mondo? Chi cucina a tamarata mia, tu camare mondo? Quindi abbiamo deciso, cioè, papà ha deciso più che altro, che con fratelli e sorelle... Che comunque, raga, è un bel traguardo.
Grazie, Maria Tere, grazie, grazie, grazie. Totale 2000, ma la nuova me. No, niente, raga, ha misurato la febbre, Giuseppe c'ha la febbre. Una volta. No, questo è. Mentre l'attacco prima, giovane. Romano non ci manda lui. E papà no? No, non ci vuoi. Sì, il piccolo. Bugra! Con Vazzeri è rientrato da scuola che era stanco. E ha dormito oggi. Cioè, è rientrato da casa. È rientrato a casa. Boh. E caccerà, aprirà la cosa, un pasterà a mensa. No, un giumano, mamma mia. Dai, papà, ya, me ne attacco prima, dai, che ti passa? Uff, quando la devo mettere su posto, mi ci faccio pure io. Dai, papà, dai. Capo, papà ti prende una cosa, dai. Dai, fai, Mamma, no. Prendi per me. Sì, no, tu chi stavo? Prova a scuola! No. Voglio stare con te. Dai, giù giù, papà, dai! Voglio stare con te a casa. Con mia? Ciao, Domicis! Vabbè, ragà, dai, io vi lascio una buona serata da qua, ragà. Fra 10 minuti entro da TikTok, chi vuole, raga, ok? No, domani alla scuola, raga, ho le manate alla giumana alla scuola. Raga, noi ci vediamo da TikTok, chi vuole. Se, Rosa, che tu su mamma rompe con una cacciavide. Ciao, Leonò. Sì, raga, ci vediamo fra 10 minuti, raga, ok? Buonanotte a tutti, raga, che stacco.